Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e sono qui con Tornadus GX Premium Box Collezione. Avevo portato nel mio canale ben due video di Tundurus trovando la palta, trovando il nulla assoluto. Ho recuperato una collezione GX di Tornadus e quindi io direi di andare a spacchettarla sperando di trovare qualcosa di meglio. Nel mentre vi ricordo di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale, commentarlo e condividerlo, così da crescere sempre di più. Questo è il retro della confezione, praticamente la stessa di Tundurus, solamente che c'è scritto Tornadus. Turbini vorticosi si scatenano fra gli altri nembi. La collezione Tornadus GX del GGC contiene la carta promozionale olografica, mai vista prima, la carta gigante che abbiamo già visto più volte, le classiche quattro buste di espansione e la carta codice per il gioco online. Andiamo ad aprirla. Tra l'altro l'apertura è anche facilitata stavolta perché dovrei riuscire a... ecco qua, con più facilità a aprire. Buttiamo sempre tutto per terra, tanto poi la regia passa a dare una pulita. Prendiamo. È sempre un peccato aprire e distruggere queste confezioni perché sono veramente, veramente molto carine, molto ben fatte. Ecco qua, buttiamola giù. Allora, abbiamo la carta di Tornado, con la speranza che esca dal plico dove è. Perfetto, spacchiamo tutto. Allora, eccola qua, Tornadus GX con raffica Urto feroce e ciclone distruttivo GX. La mettiamo qui. Poi la carta Jumbo l'ho già fatta vedere due volte. Faccio vedere anche la terza perché si sa che non c'è due senza tre e il quarto viene da sé. Nella speranza di trovare anche il terzo dei fratellini leggendari, per così dire. Questa è la carta codice. Benissimo. Abbiamo allora Evoluzioni che si aprirà sempre per ultimo. Una tempesta astrale, una invasione scarlatta e un guardiani nascenti. Fortunatamente non c'è il pacchetto con Ninetales di Alola, che come sapete io detesto assolutamente. Allora, abbiamo carta codice e voilà per voi. Adesso vediamo le carte del pacchetto. Abbiamo un Beldum, abbiamo un Vulpix, mi perseguitano queste carte, abbiamo un Slowpoke. Abbiamo un Machop, ovviamente non c'è unboxing senza Machop, un Elioptil, un Victini e un Probobas. Poi abbiamo carta Energia Acqua, Watchog, Scambio Multiplo e Komala. Ok, bustina veramente tranquilla, senza niente. Qua abbiamo Invasione Scarlatta, seconda bustina dell'unboxing. E allora, dovrei aver capito come fare... se riesco ad aprirla... come fare il trick, quello che fanno i trick, dovrebbe essere le ultime quattro carte, quindi una, due, tre, quattro avanti, in teoria, no? Infatti, energia, folletto, perfetto, ho imparato a farlo, benissimo, Kakuna, Accelgor, vedo roba, c'è qualcosa, Mare Vacuo, Salandit, un Pumpkaboo, un Corpish, uno Starly, uno Skiddu, un Grumping e... un Beedrill, niente, era l'olo di Grumping che mi ha un po' fatto credere che ci fosse qualcosa, quando in realtà c'era assolutamente la palta. Allora, vabbè, abbiamo già visto, intanto carta codice, tempesta astrale, eccola qua, prime quattro carte, da avanti, abbiamo carta energia acciaio, qua c'è qualcosa però, qua c'è qualcosa, carta energia acciaio, scambio, Ludred, Masquerain, Rattata di Alola, Torchic, un Meditite, un Cinciao, un Gulpin, un Giraci e un Kartana. Allora, ok, Kartana mettiamo qua, carta rara, ma soprattutto Giraci. Guardate che bello, che non è Prisma, come dissi la volta precedente, no, non è Plasma, ma è Prisma, appunto. Mi ero confuso un attimo. E con il vecchio sbusto avevo trovato, mi pare, una carta stadio, se non ricordo male, o era addirittura Victini, che mi ero confuso tra Plasma e Prisma. Comunque, un Giraci. Adesso abbiamo carta del pacchetto Evoluzioni. Allora, ultimo pacchetto dei quattro, se riesco ad aprirlo.
Ok, qua non so il trick se sia con 3, con 4, con 2, non lo so, sinceramente. Proviamo, deve essere con 3, forse. Non lo so. Boh. Getto di involuzione, un nidorino, un revitalizzante, un onyx, un bel ma beh, magica si fa per dire, energia lotta, Staryu, un Tangela, un legame mentale con Slowbro e un Dugtrio. Tristezza, tristezza assoluta. Se non fosse per Giracel, dai, come unboxing. Io devo smettere di comprare le collezioni GX di Tornadus, Tundus e Landorus, perché non trovo mai niente. È che mi faccio ogni volta invogliare dal pacchetto evoluzioni, perché dico, prima o poi troverò qualcosa di decente, invece non riesco mai a trovare nulla, il nulla cosmico, a parte appunto Giracci per questa volta. Che dire ragazzi, il video termina qui, un video molto breve, molto veloce. Noi ci vediamo un prossimo spacchettamento o una serie sul canale. Ricordo che porto Nexomon, Yakuza e con l'anno prossimo tante altre novità. Ciao!